Sono Giuseppe Lupo, sono un autore di Club Dante. Il mio ultimo libro è L'ultima sposa di Palmira, che è stato finalista al Campiere dello scorso anno. Il libro di cui voglio parlare è L'Odissea, un classico eterno, enorme, però con una semplice ragione. È un libro che all'inizio, all'incipit, presenta una strepitosa modernità. Quando Omero scrive e si rivolge alla musa chiedendole: dimmi qualcosa di quest'uomo. Omero non chiede alla musa di sapere tutto di Ulisse, ma soltanto qualcosa. Questo pronome qualcosa ci indica due elementi: la parzialità del racconto e la frammentarietà del racconto. A me pare strepitoso che un poema antico, ma un racconto, voglio dire, antico, che si prefiggeva di essere completo, invece ha come obiettivo il qualcosa, un frammento, dei frammenti, una parzialità. E questo lo trovo straordinariamente moderno, tant'è vero che la struttura dell'Odissea è moderna. Non a caso noi non troviamo il racconto secondo la cronologia, ma è un racconto ribaltato. Comincia dalla fine, comincia dal figlio che va a cercare il padre, che non torna, a differenza di altri padri, e che viene cercato da Telemaco. Per cui non è il poema dei padri che devono crescere i figli, ma il poema dei figli che escono per mare a cercare i padri.